Giovanni Lai, che lui si occupa proprio di commercializzazione di vino Omina Romana, e lui ci andrà a spiegare un po' tutte queste cose, come, perché bere vino, cioè, no, raccomando, sei alla guida, quindi con cautela, però chi ha una passione, non solo, ne parliamo. Adesso lo vado a presentare, benvenuto ai nostri microfoni, Giovanni Lai. Ciao, buonasera a tutti quanti. Fai un bel lavoro, insomma. Beh, è un lavoro dove sostanzialmente soffriamo, questa è la cosa più importante. Beh, vendere vino è una passione, come anche il mondo del vino è una passione. Perché dobbiamo cominciare a bere? Perché quando noi beviamo, beviamo un pezzo di territorio, un pezzo di passione, un qualcosa di molte persone, magari in tanti anni di studi e di lavoro in vigna in particolar modo, mettono dentro un semplice bicchiere, un liquido che ha un mondo, una poesia impressionante. È quello che, cioè, non si deve bere molto per esagerare, ma si deve bere bene, nel senso gustare quello che si sta bevendo, perché il vino, ecco, come dicevi tu, ha quel sapore che ognuno è diverso da un altro, quindi anche conoscere il vino, come viene realmente prodotto, qual è il più buono, come si capisce se il vino è buono o meno. Beh, guarda, uno degli aspetti fondamentali, e lo ribadisco, è appassionarsi a un prodotto, e dietro a un prodotto c'è un mondo, e ognuno di noi si avvicina al vino in modo differente. È fondamentale quello che dicevi tu, dobbiamo partire da una bevuta con moderazione, e in queste piccole quantità di vino che dobbiamo bere, che possiamo bere, dobbiamo pretendere la qualità assoluta. E questo accade anche nel mondo del cibo, è importante diminuire quello che assumiamo, ma farlo in maniera corretta. Per quanto riguarda la scelta del vino, è molto complessa, perché poi ognuno di noi vive l'esperienza vino in modo differente. Questo è molto legato alla propria cultura, al nostro modo di essere, al nostro modo di vedere la vita, perché è un altro aspetto fondamentale, che il vino è legato al carattere della persona, e quindi non esiste sostanzialmente un vino che è il migliore di un altro, è il vino che più ci fa innamorare, il vino che ci fa rendere e ci rende più felici, magari un giusto abbinamento con il cibo. Questo è l'elemento fondamentale. Ma è vero che un buon vino si riconosce anche dalla bottiglia, dal fondo della bottiglia, se è sotto al buco, cioè, o se... No, questo è un'usanza che i francesi hanno messo in testa ai cinesi, però non è corretto così. Il vino, la parte esterna, il packaging di un prodotto è molto, molto mercato, molto marketing. La sostanza è un'altra cosa. Noi siamo degli esauriti della qualità, noi siamo attenti a qualsiasi sfaccettatura, al colore, all'andamento climatico in vigna, a come interpretare un'annata. La bellezza del vino rispetto a un soft drink è che ogni anno è differente, non è mai lo stesso. E questo perché tutte le aziende vitivinicole hanno un socio maggioritario che è il Signore, cioè lui decide con l'andamento climatico come deve andare un'annata rispetto a un'altra. Noi in cantina abbiamo un piccolo compito molto complesso, è quello di sapere interpretare questa annata e magari in funzione dell'andamento climatico esaltarla al meglio, che è una cosa non facile da fare. Già, immagino. E dopo questa introduzione parliamo nel dettaglio di Omina Romana, che è la vostra attività. Innanzitutto, quanti anni sono che c'è tutto questo? Omina Romana è un progetto che nasce nel 2007 per volontà della famiglia Börner, che è una famiglia italo-tedesca, un innamoramento del territorio romano impressionante. Questa la dice lunga, perché noi a Roma abbiamo un po' dimenticato la potenza e la forza della nostra città, anche sotto l'aspetto enologico, non solo sotto l'aspetto culturale o sotto tanti altri aspetti. Noi dobbiamo considerare che Roma, l'impero romano, ha diffuso la barbadella, la vite in tutta Europa in maniera impressionante, con importanza unica nel suo genere. Ad oggi, con le analisi del DNA, siamo riusciti a capire che l'impero romano ha diffuso in tutta Europa tantissime varietà e tantissimi vitigni. Omina Romana nasce a Velletri, in un progetto, in un territorio impressionante, zona vulcanica, quindi sulle spalle di un vulcano, con i Monti Lepini che fanno un po' da protezione ai nostri vigneti. In fondo il mare, si vede il mare di Anzio, o comunque il Circeo, e quindi è un anfiteatro naturale la nostra vigna, 80 ettari a corpo unico che guardano il mare. Un posto unico dove tutti, chiunque è venuto a trovarci, se ne è innamorato. Una visione della qualità nel territorio romano e del Lazio unica nel suo genere.
E Omia Romana nasce con un'idea molto semplice: produrre vini di grandissima qualità a livello europeo, cioè identificarci come non produttori di vino di grande qualità solo nel territorio, nella regione dove viviamo, ma questo anche a livello, confrontandoci ovviamente con il livello internazionale. Quindi avete un bello obiettivo, quello di portare i vini del Lazio, in questo caso in particolare di quelli romani, fuori. Quindi, cioè, sì, sì, partiamo dalla nostra città, scusa ti interrompo, perché la nostra città è disattenta al consumo locale. Roma non assume così, in maniera così importante, i vini della propria regione come possono fare le altre regioni, nel senso, tu vai in Piemonte, in Toscana, giustamente aggiungo io, l'80% dei consumi è della produzione regionale. Noi a Roma siamo un po' più aperti, siamo veramente una città aperta, beviamo vini del Trentino, del Piemonte, della Toscana, meno i nostri. Da lì siamo partiti, è ovvio che lo stiamo facendo anche a livello mondiale: Giappone, Cina, America, Svizzera, Germania ovviamente. Possiamo anche dire che forse si tende a prendere vini famosi a livello commerciale, però perché c'è un po' di ignoranza sotto questo aspetto, nel senso che sì, cioè, lo prendo perché il mio amico prende sempre quello, ma l'ha fatto però no, non perché effettivamente uno conosce la qualità del vino e quindi sa che magari il vino di Omina Romana è buono perché ha queste determinate caratteristiche. Esatto, corretto. Spesso e volentieri noi siamo portati al consumo del vino perché un amico ce l'ha consigliato o perché è un momento, è un trend, è una moda del momento, e quindi siamo portati a bere, non so, un degustaminer piuttosto che una falanghina o un altro prodotto, ma non perché questi non sono prodotti buoni. È la dimostrazione che spesso il consumo è disattento, cioè viene consigliato da qualcuno, e per questo è importante anche frequentare i corsi dove ci si può formare sotto l'aspetto della degustazione, i corsi da sommelier. Noi come Omia Romana lavoriamo tantissimo anche sul concetto del pairing, dell'abbinamento cibo-vino, cioè noi vogliamo esaltare il nostro vino abbinandolo a grandi chef in grado di produrre ottime pietanze e esaltarle con il nostro vino. Benissimo, allora diciamo ai nostri ascoltatori dove possono trovarvi. Abbiamo detto che siete a Velletri, ma esattamente in che via, e soprattutto dove possono intanto andare a vedere qualcosa? C'è una pagina Facebook, insomma, dove tutte le informazioni che possiamo dare. Sì, allora noi siamo in via Fontana Parata a Velletri, ma ci trovate più facilmente consultando il nostro sito, che è www.ominaromana.com, o sulla nostra pagina Facebook, appunto Omina Romana. E sulla nostra pagina troverete tutte un po' le nostre attività. Siamo abbastanza frenetici sul territorio romano e non. C'è un progetto nuovo che abbiamo messo in piedi da circa 6 mesi, che è Gastromina. È un progetto che unisce tutti i ristoranti di qualità, dagli stellati o ai giovani emergenti, con un cappello di partenza importante, perché ogni trimestre noi facciamo una cena all'unico 3 stelle di Roma, che giustamente va sempre menzionato, che è la Pergola di Heinz Beck, dove ospitiamo i nostri amici ristoratori, e vogliamo tramite questa cena far vedere l'idea dell'abbinamento qualitativo assoluta, quella pensata appunto da Heinz Beck con Omina Romana. Benissimo, caro Giovanni Lai, io ti ringrazio per essere stato qui, averci parlato di Omina Romana, quindi facciamo anche in bocca al lupo a voi affinché questo progetto che avete possiate realizzarlo prima possibile, che il vino romano possa essere conosciuto un po' in tutto il mondo, quindi in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, e vi aspettiamo tutti ad Omina Romana, perché magari passeggiando tra le vigne con un bel bicchiere di vino possiamo affrontare tanti bei discorsi sulla qualità e sulla grande qualità dei vini del nostro territorio. Vi verremo a trovare. Grazie.